Roberto Colaninno. Mantova, nato nel 1943. Morì aveva pochi giorni da 80 anni. Il suo nome è collegato a Piaggio, una società che controllava attraverso l'INPSI e di cui era presidente e CEO. Nel 2008, ricordiamo la visita al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per mostrargli i mezzi del gruppo in occasione il 60esimo. Ma quello motociclette e delle api è solo un'azienda che Colaninno si è dedicata. La partenza è a Fiam, un componente automobilistico di cui diventa amministratore delegato. Nel 1981 ha fondato Sognefi a Mantova, sempre componenti automobilistiche. Che altitudine in borsa è questa fase di primo livello? Importanti multinazionali americane. A metà delle Nineve divenne CEO di Olivetti, in crisi, e afferma che è necessario uscire dalla tecnologia dell'informazione e trasforma la società in una holding di telecomunicazioni. Nel 1998 ha venduto oltre 7 miliardi di euro Omnitel. Al momento il secondo responsabile del telefono cellulare nazionale, che passerà per la prima volta ai tedeschi di Mannesmann e poi a Vodafone. Con quelle risorse il debito. Nel febbraio 1999, Evita o l'OPA più grande che era stato visto in Italia. Fino ad allora la scalata per Telecom Italia di 60 miliardi di euro. Iniziò grazie alla privatizzazione desiderata nel 1997 dal Government Prodi e terminati con la conquista del 51% della compagnia TLC. Operazione benedetta dal governo D'Alema. Insieme a Colaninno ci sono OPA e il Lussemburgo Box Bell. Limiti finanziari legati a Emilio Gnutti, in cui ci sono anche l'ex numero uno di Unipolo, Giovanni Consorte, parlamentari e successivamente Fininvest. La banca americana Chase Manhattan agisce come garante. Omnia Holding, Omnia Invest sono le società di partecipazione e di investimento costituite da lui, attraverso la quale nel 2002, dopo aver avvicinato la Fiat, acquista l'IMI elencato alla borsa dedicata al settore immobiliare. Quindi ha diffuso il perimetro e acquista il controllo di Piaggio e Intermarine. E siamo arrivati nel 2003. Tra le altre iniziative della grande Eco Pubblico, quella del 2008, quando Colaninno attraverso i MMI è tra i fondatori di CAI, compagnia aerea italiana, sono i capitani coraggiosi che acquistano Alitalia e Airone dopo il Berlusconi. Si fermano alla vendita di Air France in defenso dell'italialità. Colaninno, un cavaliere del lavoro dell'anno 2000, divenne poi presidente del nuovo Alitalia SAI, quello nato con l'ingresso di Etihad nel 2015, e lasciò il consiglio di amministrazione di Alitalia. Nel 2017, Colaninno si è sposato a 26 anni nel 1969 con Oretta Schiavetti. Due bambini, entrambi nella sua carriera. Il primo, Matteo, nato nel 1970, è un vicepresidente esecutivo Gruppo Piaggio. Per tre legislature era vice, che arrivava a detenere il posizione ministro dello sviluppo economico nel governo ombra Partito Democratico. Un membro direttore di gestione e economico segretariato nazionale Partito Democratico parlamentare dell'Italia Viva. Il secondo,